In realtà tutto quello che ci sta sotto è solamente un accidente, una casualità, cioè in realtà sono dei pretesti per fare della pittura, cioè a me piace lavorare, no? Prendere il colore, sprecarlo sulla tela, lavorare con i pennelli, andarci sopra. L'idea di base è che le figlie del Taglierza in realtà riflettono, diciamo, quello che è il mestiere di questo padre ipotetico, no? Cioè hanno l'idea principale, sono i capelli che sono sistemati a modo di cespuglio, come fanno i giardinieri quando vanno in giardino. Diciamo una banalità, se vogliamo, no? Mentre taglia erba, queste figlie stanno sotto, taglia erba, in realtà è sopra, sta tagliando l'erba su un prato che è sulle nuvole, che insomma, la dice un po' lunga anche da un punto di vista poetico, no? Cioè taglia erba, che taglia che sta sulle nuvole e taglia quell'erba di questo prato, mentre sotto c'è questa realtà cruda, molto forte, molto, molto aggressiva, anche molto animalesca, diciamo un po', diciamo, vagamente malcelata, vagamente nascosta, in cui c'è questo rapporto tra i cespugli e l'operatività, la mia erba e tutto l'insieme, ma in realtà è un pretesto per fare della pittura, per mettere dei segni che in realtà non sono più asserviti alla rappresentazione, no? Ma sono dei segni pittorici che rappresentano se stessi anche per educare a una certa lettura dell'opera. Cioè guardare un'opera fatta sotto questo invisibile è pittura e non è più asservita a rappresentare la gamba di una donna. Cioè è chiaro questo qui. Perché in pittura, come nei segni, si usano dei grafemi, dei significanti pittorici, si usano per essere asserviti più delle volte alla rappresentazione. Cioè noi possiamo avere un segno, che so, che è l'ordine a bottiglia, no? Allora in quel momento quel segno o quella pennellata di colore è un segno asservito alla rappresentazione, per cui è un significante come può essere un significante una parola, no? Cioè c'è per linguisti che c'è un significante che si chiama bottiglia, noi lo scriviamo, esatto, scriviamo bottiglia, ed è un significante che fa riferimento a un significato, cioè oggetto adatto per contenere liquidi, e fa riferimento a un referente fisico che è la bottiglia fisica. Praticamente il significante bottiglia, cioè il grafema che noi scriviamo nel linguaggio lingua italiana, è chiaro che non è un assoluto, perché in inglese si scrive model, tanto per dire, no? E che fa riferimento sempre allo stesso significato. Nel momento in cui questo segno che noi vediamo, no? Perché abbiamo memorizzato nel nostro codice, abbiamo memorizzato questo segno bottiglia, questo significante, in quel momento quel segno è asservito alla rappresentazione. Cioè se io faccio questi segni, convoco questi segni qui dentro, sono dei segni asserviti alla rappresentazione, perché rappresentano una testa, cioè uno riconosce un elemento che già ha memorizzato. Esatto. Però poi all'interno che succede? Che molte volte i segni, perché si trovino in una segna che contiene un asservimento alla rappresentazione, in realtà in questo momento i segni rappresentano se stesso, la pittura. Per cui uno impara a leggere la pittura, oltre a leggere l'elemento figura, poi entra all'interno e legge la pittura. E per questo io lavoro perché i segni asserviti alla rappresentazione mi fanno da protesto per poter fare la pittura. Cioè se io faccio un segno fatto così, per esempio, no? Che sembra un occhio, diciamo, no? È un segno asservito alla rappresentazione, tu lo guardi, è un occhio. Se io questi tre segni li metto liberi su una tela, allora non si riconosce più l'asservimento, allora quei segni in quel momento rappresentano se stessi. Quindi praticamente, quando in un'opera, e arriviamo alle opere astratte, quando a un'opera troviamo tre pennellate, rosso, giallo e verde, tanto per dire, così libere sulla tela, in quel momento quei segni non sono asserviti alla rappresentazione,
sono asservito a una condizione di astrazione, per cui in quel momento non esiste più il significante, non esiste il significato, non esiste il referente separate, ma esistono significante, significato e referente, tutti concentrati in quel segno, per cui la pennellata rossa sulla tela rappresenta una pennellata rossa sulla tela, e il referente fisico è quella pennellata rossa su quella tela.